Buonasera, per la 11ª puntata di questa trasmissione curata assieme a Massimo Bigliorzi, ormai da 6 mesi, presentiamo un volume poco noto, diciamo atipico rispetto ad altri di cui abbiamo parlato, ma la cui esposizione speriamo sia gradita come per gli altri. Ettore Romagnoli, Vedute dei contorni di Siena, vide la luce per iniziativa della Biblioteca Comunale che detiene i preziosi disegni. Lo vide la luce nel 2000 per i tipi della Betti Editrice, che era già attiva, quindi 18 anni fa. La presentazione era del presidente Roberto Morrocchi ed i saggi furono curati da Carlo Nepi, Fabrizio Stelo e Mario De Gregorio. La particolarità sta nel fatto che vengono riprodotti quasi 500 disegni del Romagnoli che si riferiscono a visioni del suburbio cittadino, a partire dalle porte, ville, chiese, parrocchie dei dintorni. Ogni immagine è disegnata a punta di penna, porta una didascalia in originale con molte abbreviazioni, permettendoci così di conoscere, oltre a come erano i luoghi indicati e la distanza in miglia dalla città, anche i toponimi di allora, spesso diversi dagli attuali. Le vedute sono di oltre 200 anni fa e ci raccontano, magari senza volerlo, anche una qualità della vita ancor più a misura di uomo che quella di oggi. Sarà Luca Betti, che come detto editò il volume, ad accompagnarci in questo percorso conoscitivo. La prima intervista è a Porta Fontebranda, se volete il riferimento è pagina 91 del libro, e la seconda è all'ingresso della cosiddetta Villa Gori a Marciano, ex sede del Park Hotel. Ancora riferimento alla pagina 66 del libro di cui si parla. Buona visione! Ettore Romagnoli, Vedute dei contorni di Siena, è un libro che nasce 18 anni fa, siamo nel 2000, io ero all'inizio dell'attività editoriale. Facendo un altro lavoro vengo a conoscenza di questo importante manoscritto custodito nella Biblioteca degli Intronati, che conservava queste immagini, quasi tutte chine o acquarelli monocromi, che aveva una cosa particolare, era molto vicino al mio modo di pensare la fotografia, perché in realtà queste sono fotografie prese 50 anni prima che nascesse la fotografia in qualche modo. Quindi è una raccolta di immagini molto preziose e molto particolari, immagini in cui le architetture del paesaggio sono congelate appunto in uno scatto, perché non vi è nessun elemento umano, come se l'esecutore, quindi appunto Ettore Romagnoli, si fosse in qualche modo avesse lasciato perdere quello che in quel momento passava lì, sia che questo potesse essere stato una persona piuttosto che un animale, piuttosto che un carro che attraversava una strada. Ci sono soltanto le architetture del territorio. Per fare questo libro mi sono avvalso di alcuni collaboratori, quindi cominciamo da Mario De Gregorio, che a quel tempo lavorava nella Biblioteca Comunale degli Intronati e conosceva tutti i manoscritti, quindi ha saputo guidarci anche nelle altre opere del Romagnoli di cui lui parla nel suo saggio. Carlo Nepi, che ha trattato da un punto di vista proprio di immagine architettonica di come è stata riprodotta tutta l'opera del Romagnoli stesso, e Fabrizio Stelo, che ha delineato il profilo di questo grande senese che è vissuto a cavallo tra il 7 e l'800, ancora oggi poco conosciuto se non agli addetti ai lavori, e che era un personaggio veramente, oggi potremmo dire eclettico, perché veramente ha spaziato in tanti campi del sapere. Certamente realizzare un libro 18 anni fa non era come farlo oggi, da un punto di vista anche proprio puramente tecnico. Infatti tutti i disegni, oltre 500, furono tutti riprodotti su pellicola, in bianco e nero, ovviamente andando in biblioteca e illuminando accuratamente il manoscritto, maneggiandolo con i guanti,
Ovviamente fu richiesto un sacco di tempo, perché anche la gestione di oltre 500 riproduzioni da stampare, poi da acquisire con lo scanner per poi impaginarle, fu un lavoro molto molto lungo, che oggi faremo, devo dire, forse in un quarto del tempo che fu impiegato allora. Fu un'operazione molto bella, e devo dire che vedere tutti questi disegni insieme a me fece un po' l'effetto che suscitò Pallium, il mio primo lavoro, quando i pali tutti li conoscevamo, visti però un pochino per volta, e vederli tutti insieme a fila in un volume fanno senza dubbio un effetto, ci ricostruiscono un intero percorso. Ettore Romagnoli, figura probabilmente non molto conosciuta se non dagli addetti ai lavori, fu un uomo di indubbio valore e prestigio, almeno a livello di storia locale. Non esercitò una professione vera e propria, intesa nell'accezione di oggi, ma si occupò di diverse discipline umanistiche. Questa sua versatilità, cosa peraltro non rara per molti intellettuali del passato, rende però non opportuno articolare l'analisi della vita e delle opere secondo un criterio meramente cronologico. Il Romagnoli fu un buon conoscitore della lingua francese. Il periodo delle sue traduzioni, nonché l'argomento, si ricollegano principalmente alla sua attività di musicista. Un altro settore del suo interesse fu la poesia, e anche in questo caso le fonti a disposizione ben poco ci informano. Per quanto riguarda Ettore Romagnoli, quale compositore di musica, la sua opera prima, una sinfonia in La Fa, risale probabilmente al 1788. Un altro campo di attività fu il disegno, che imparò sin da bambino, frequentando per circa 6-8 anni i corsi di Lorenzo Feliciati. Ma il disegno fu per lui ciò che oggi definiremmo un hobby, a cui si dedicò qualche momento di riposo e di libertà e nei mesi estivi, quando era ospite desiderato, nelle ville dei più facoltosi signori senesi. Quasi ogni anno, infatti, si recava ospite di famiglie per lo più appartenenti all'aristocrazia senese presso le loro residenze, ove si tratteneva per tutto il periodo estivo. Questo libro, che Romagnoli ha chiamato Contorni e non Dintorni, noi abbiamo mantenuto la denominazione dei suoi due tomi, perché si tratta di due tomi,
prende in esame tutto quello che c'è nei dintorni della città e però si espande un po' fino a quello che era l'antico territorio della Repubblica di Siena. Noi abbiamo mantenuto la riproduzione di tutte queste, escludendo invece altre riproduzioni che non avevano nulla a che fare nel nostro territorio, ad esempio le ville lucchesi. Ecco, le ville è un aspetto che è preso in grande considerazione da Romagnoli. Lui le riproduce, probabilmente ne ha fatto meta di molte passeggiate, probabilmente in carrozza si suppone, perché siamo al di fuori della città, e vengono descritte uscendo dalla città, quindi le porte sono viste chiuse, ma sono come un'uscita verso la città. Le porte sono riprodotte chiuse come a delimitare lo spazio della città e a differenziarlo rispetto a quello che sono appunto quelli che lui chiama i contorni. Quindi da Porta Camollia ci muoviamo verso nord, nord-ovest, mentre da Porta San Marco usciamo e ci muoviamo verso il sud, sud-ovest del territorio della provincia. Troviamo appunto la villa che tutti conosciamo come il vecchio Park Hotel, che purtroppo è chiuso da molti anni, e troviamo tantissime ville che sono riprodotte come erano appunto agli inizi dell'Ottocento. Ricordiamo che Ettore Romagnoli è nato nella seconda metà del Settecento, quindi ha vissuto a cavallo dei due secoli, è vissuto poco più di 60 anni, e questo personaggio appunto ha avuto molti ruoli, era un personaggio veramente poliedrico, è stato un maestro di cappella perché ha scritto diverse composizioni musicali, e era uno storico dell'arte ben noto che ha fatto anche delle guide sul Siena e sul suo territorio, oltre a questa preziosa raccolta di disegni. È un personaggio curioso per quel tempo, senza dubbio, e era anche un grande raccoglitore dei libri. Alla biblioteca comunale degli Intronati appunto sono arrivati, anche se in più volte, molti dei volumi che lui stesso aveva raccolto e aveva accumulato nella sua collezione. In conclusione cito due luoghi tra appunto i circa 500 riprodotti nel libro, e sono San Galgano e Monteriggioni. San Galgano viene riprodotto di ruto completamente, sono le rovine di San Galgano prima che poi venissero sottoposte a un restauro di fine 800, primi 900, che l'ha portato ad essere nella situazione in cui è oggi, che è senza dubbio molto molto da un punto di vista conservativo più interessante e più bella rispetto a quello che era appunto all'inizio dell'Ottocento. Monteriggioni invece viene riprodotto senza le sue torri, perché le torri, lo ricordiamo, erano cimate, erano state quindi abbattute a un'altezza di poco superiore a quella delle mura, perché chiaramente con l'avvento dell'artiglieria cinquecentesca le torri alte costituivano non più un prezioso strumento di difesa, ma al contrario un pericolo per gli abitanti e per i difensori del castello, che in caso che la torre fosse colpita se la vedevano franare addosso. Le torri di Monteriggioni, lo ricordiamo, furono poi ricostruite tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, furono rialzate parzialmente, tranne tre che sono nel lato che guarda la superstrada Siena-Firenze, tant'è vero che in quella zona c'è una via che si chiama tuttora via strada delle Torri Cimate. Ettore Romagnoli, questo personaggio appunto eclettico, che ho apprezzato fin dall'inizio, da quando ho conosciuto i suoi primi disegni, perché ha quel modo di rappresentarli estremamente sintetico che è molto vicino alla fotografia, e molti di voi lo sapranno, io vengo appunto dal settore della fotografia, avendo fatto il fotografo per molti anni. La produzione del disegnatore Ettore Romagnoli, o almeno quanto a noi pervenuto, consiste in una grande rappresentazione di Siena vista da Belcaro e soprattutto nelle vedute dal cui insieme si ricava un interessantissimo e preziosissimo documentario storico, un vero e proprio album fotografico della campagna suburbana senese dell'epoca.
Questi disegni ritraggono non solo le ville delle famiglie patrizie e borghesi, ma nei loro aspetti più caratteristici, alcuni borghi e castelli medievali, eremi e piccole chiese sperdute. Le vedute non possiedono un particolare pregio artistico, ma risultano preziosissime in quanto fedeli rappresentazioni della vita campestre di una fra le più belle e dolci terre d'Italia, sulla fine del Settecento, nella varia ricchezza di motivi architettonici, oggi in gran parte modificati o distrutti. La raccolta è unica nel suo genere, non essendoci alcuna delle nostre province che ne possegga un'altra così ricca e completa. Con il passare dei decenni, le vedute dei Romagnoli hanno inevitabilmente visto crescere la propria importanza storica nella considerazione delle notevoli differenze tra quanto rappresentato nei disegni e come gli stessi luoghi si presentano al giorno d'oggi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. My heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.